Chiara Zari, immunologa e coordinatrice scientifica dell'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Anche il bimbo che è arrivato ieri sera qua in gravi condizioni non era vaccinato. Lei si batte da sempre invece per una campagna forte, massiccia di vaccinazione. Secondo lei si sarebbe salvato sicuramente? Io penso che lui avrebbe potuto fare il vaccino l'anno scorso e sicuramente a distanza di un anno gli anticorpi sarebbero stati attivi, efficaci e non si può dire che cosa sarebbe successo, ma penso che si sarebbe salvato. Anche il bambino di pochi giorni fa, che è riuscito a salvarsi dalla stessa gravità, dalla stessa malattia così aggressiva, si è salvato perché era vaccinato. Ecco, ma perché questo ceppo è così aggressivo? Avete una spiegazione? Il ceppo è così aggressivo perché contiene nel batterio delle proteine molto aggressive. Queste proteine sono delle proteine che facilitano il moltiplicarsi del batterio nel sangue. Significa che se entrano 100 batteri, nell'arco di un'ora sono diventati 100.000 e questi aggrediscono tutti i nostri organi. Ecco, sulle conseguenze ormai gli studi sono arrivati alle conclusioni, sulle origini invece di questo batterio stiamo ancora brancolando un po' nel buio, giusto? È un batterio però, questo ST11, che ha sempre circolato in Italia, non circola solamente in Italia, circola anche all'estero, in Inghilterra ora ci sono tanti casi che hanno la capsula W, ma è comunque un ST11. I casi che abbiamo avuto in altre regioni italiane sono da ST11. Non è una novità, questo è un ceppo estremamente aggressivo che ha sempre circolato nel nostro paese e in tutti i paesi Ma perché occidentali. soprattutto in Toscana allora? In verità non è che soprattutto in Toscana, la Toscana fa un'accurata azione di sorveglianza, fa diagnosi con dei metodi moderni, ha messo in atto delle procedure per trovare tutti i casi, cosa che non viene fatta in tutte le altre regioni nello stesso modo così accurato. Senta, proprio ieri la regione ha lanciato questa nuova campagna, chiamiamola così, di richiami per i giovani, invece ha lasciato un po' scoperti, diciamo, gli adulti. Sostanzialmente lancia il messaggio: sì, se volete vaccinatevi, però non saranno gratuiti. Ah, quindi secondo lei è importante anche negli adulti il richiamo? Negli adulti diciamo che è importante fare la vaccinazione. Se è importante poi nella vita fare anche ulteriori dosi e richiami, questo lo vedremo proprio con questa sorveglianza accurata nel tempo. Questo ci dirà per quanto tempo gli anticorpi degli adulti dureranno, però negli adulti gli anticorpi durano di più che nei bambini, quindi forse hanno meno necessità rispetto ai bambini di richiami. Ok, grazie.